Castagnito, due arresti dei carabinieri per detenzione di stupefacenti, armi e documenti falsi. Fermata una coppia di coniugi accusata di furti ai danni di persone ed anche chiese nel territorio delle Langhe. A Saluzzo Gianna Gancia parla di Europa e delle sfide che attendono l'Unione Europea. Partiranno il 22 febbraio prossimo i fratelli Panzera, nuovo viaggio, nuova avventura, affrontando la traversata delle Alpi. Ben ritrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Telegranda. In apertura, il grave incidente avvenuto nel comune di Savigliano nella giornata di domenica 12 febbraio. I soccorsi sono intervenuti immediatamente dopo che un uomo di 80 anni è stato investito da una vettura all'altezza della rotonda di fronte all'ingresso del pronto soccorso del comune. Il malcapitato è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, ovvero in gravi condizioni di salute. Vi daremo aggiornamenti eventuali nelle prossime edizioni. Nel primo servizio proseguiamo con la cronaca, con due arresti effettuati dai carabinieri della stazione di Govone. L'accusa per gli arrestati è quella di detenzione di stupefacenti, armi e documenti falsi. Sentiamo. Da qualche giorno i carabinieri della stazione di Govone, con il supporto dei colleghi del nucleo operativo della compagnia di Alba, tenevano d'occhio due giovani, un albese di 25 anni e un albanese di 30 anni, entrambi già conosciuti dagli inquirenti per reati contro la persona, il patrimonio e stupefacenti commessi in precedenza. I due sono stati monitorati a causa del costante andirivieni dal loro appartamento durante tutto l'arco della giornata. Ed una volta individuata la base operativa nella serata dello scorso 10 febbraio, i carabinieri hanno deciso di fermarli mentre entrambi si trovavano all'esterno della casa e sottoporli a controllo. L'italiano, uscito dal carcere poco meno di due anni fa, ove era stato recluso con l'accusa di tentato omicidio, ha dapprima opposto resistenza nei confronti dei militari, tentando di scappare, ma vistosi poi braccato, ha seguito i carabinieri all'interno dell'abitazione. L'albanese invece è già condannato per reati legati al traffico di stupefacenti e contestualmente espulso dal territorio nazionale, ne aveva fatto rientro illegalmente sotto mentite spoglie, tanto che ha provato ad ingannare gli operanti fornendo generalità false. All'interno dell'appartamento i carabinieri hanno rinvenuto circa 150 grammi di cocaina pura, oltre a piccole quantità di hashish e marijuana. Il tutto, con ogni probabilità, destinato allo spaccio sul mercato locale, oltre ad un revolver illecitamente detenuto, a relativo munizionamento, mazze da baseball e manganelli a scomparsa, verosimilmente da utilizzare per dimostrare il loro spessore criminale agli occhi dei clienti e dei concorrenti. Il cittadino albanese deteneva inoltre alcuni passaporti e documenti di identità contraffatti, tanto che è stato possibile accertare la sua identità solo grazie ai rilievi dattiloscopici connessi con le operazioni di fotosegnalamento. Al termine delle operazioni, i carabinieri albesi hanno dichiarato in arresto i due e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, hanno condotto i sospettati presso il carcere astigiano, ove entrambi attenderanno il processo innanzi al locale tribunale. A Cuneo nei giorni scorsi sono stati predisposti alcuni servizi della polizia locale tesi a rafforzare la presenza delle pattuglie nelle frazioni e a presidiare le aree oggetto di segnalazioni dei cittadini. In particolare le pattuglie della municipale hanno programmato vari posti di controllo finalizzati al presidio di Corso Francia, al contrasto delle soste selvagge nel centro storico. Inoltre particolare attenzione è stata posta nelle aree di Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Brunone Lanteri, Via Ettore Rosa, Giardini Don Cesare Stoppa, Piazzale IMS e Parco Monviso. Continua il servizio presso il distaccamento di Corso Giolitti, sia diurno sia durante i servizi serali programmati, con particolare attenzione al controllo dei parchi cittadini. Sono previsti posti di controllo che riguarderanno una vasta area delle frazioni cittadine, da via Bra a via Valle Po, da via della Battaglia a via Rocca, da via Passatore a via Valle Maire, a via Spinetta, via Savona e numerose altre. E nella cronaca anche le indagini a carico di una coppia di coniugi di 65 e 70 anni che per circa due mesi hanno messo a segno furti ai danni di persone ma anche chiese nelle Langhe. Sentiamo i particolari nel prossimo servizio.
Per circa 2 mesi hanno rubato nelle chiese delle Langhe. Si tratta di due coniugi rispettivamente di 65 e 70 anni, residenti nell'Interland carmagnolese, i quali trascorrevano intere giornate a bordo della loro autovettura di piccola cilindrata e, come due turisti qualsiasi, girovagavano di chiesa in chiesa, alla ricerca della vittima più vulnerabile alla quale sottrarre cellulare, borsetta o portafoglio, oppure della cassetta delle offerte più ricca di monete. Tali manovre però sono state intercettate dai carabinieri della stazione di Diano d'Alba, che si sono messi sulle tracce dei due che avevano colpito, tra gli altri, Diano d'Alba, Cherasco, Grinzane Cavour, Narzole, Montelupo Albese e Neive. Nei giorni scorsi, infine, i due coniugi sono stati fermati e all'atto della perquisizione è stato rinvenuto un telefono cellulare rubato poco prima ad un'ignara anziana impegnata nella sistemazione di una chiesa locale. Inoltre avevano materiale idoneo a eludere i sistemi di sicurezza e arnesi utilizzati per appropriarsi delle monete contenute nelle cassette per le offerte. Per entrambi, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona, è scattata quindi la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti, ove dovranno rispondere dei reati di danneggiamento, furto, ricettazione e porto di strumenti atti allo scasso. Le indagini però vanno avanti per reperire anche ulteriori indizi a favore dei rei, che devono essere considerati innocenti sino alla pronuncia della sentenza definitiva di condanna. Ed ora un aggiornamento per quanto riguarda l'Asticuneo, definito il cronoprogramma per giungere al parere favorevole del Ministero della Cultura. Il Presidente della Regione Cirio e l'Assessore ai Trasporti Gabusi dichiarano: entro la settimana la società concessionaria invierà la documentazione integrativa e il 24 febbraio è in programma l'incontro che dovrebbe essere definitivo. Un incontro positivo e operativo che ha consentito di affrontare nel merito le criticità sollevate nei giorni scorsi dai tecnici del Ministero della Cultura, quello che si è svolto nelle scorse ore a Torino presso gli uffici della soprintendenza. La riunione fa seguito al tavolo svoltosi giovedì scorso a Roma su convocazione del ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, che, a testimonianza della ferma volontà di completare quest'opera strategica, ha voluto inviare a Torino il direttore generale del ministero Mario Turetta proprio per vigilare e seguire direttamente il buon andamento della procedura. Presenti all'incontro la Regione Piemonte insieme ai rappresentanti della società concessionaria dell'Asticuneo. È stato ribadito infine che i rilievi sull'ultimo lotto non riguardano criticità strutturali o relative al progetto attuale, che prevede il tracciato in esterno, ma la necessità di integrazioni documentali sulle motivazioni di impatto ambientale, ed è stato definito il cronoprogramma, appunto. Parliamo ora di politica. A Saluzzo nelle scorse ore si è discusso di Europa e delle sfide che attendono l'Unione Europea. Ad affrontare il tema è stata l'eurodeputata Gianna Gancia. Un'Europa fra luci ed ombre, quella illustrata dall'eurodeputata Gianna Gancia in un incontro svoltosi presso l'Interno 2 di Saluzzo, di fronte a una platea gremita di amministratori locali e cittadini. Preceduto dalle parole introduttive del consigliere comunale Domenico Andreis e del consigliere regionale Paolo De Marchi, quest'ultimo organizzatore dell'evento, l'intervento della Gancia è divenuto un'attenta disamina dei pregi e difetti di far parte dell'Unione Europea e le difficoltà ancora esistenti fra le nazioni europee nel dare reale concretezza ad una vera unione dei popoli. Non sono mancati riferimenti sui troppi vincoli burocratici a livello internazionale e sulla mancanza di una strategia industriale a livello nazionale e sui nostri territori di un efficace coordinamento nell'accedere ai fondi europei. È un incontro positivo perché è stata un'occasione di un dialogo calmo e pacato sull'Europa. Ovviamente parlare di Europa con un approccio responsabile, e quindi quello che abbiamo e quello che ci aspetterà, è fondamentale. I cittadini devono essere parte attiva di tutto quello che sta accadendo, perché è un momento storico importantissimo e a livello europeo si stanno prendendo delle scelte che ricadranno sulla vita di imprese, famiglie, di tutti i cittadini. Quindi è fondamentale la conoscenza e soprattutto il dibattito responsabile, affinché ci sia una proposta migliorativa di tutte le situazioni per quel che riguarda il nostro Paese. In questi ultimi anni l'Europa e i paesi che compongono l'Europa hanno affrontato problematiche veramente molto molto difficili.
questo ha ricompattato un po' il senso dell'Europa? Sicuramente l'Europa si è dovuta fare carico, e l'ha fatto, della pandemia, e prima della crisi economica, poi della pandemia e sicuramente della guerra adesso, che ha veramente provato tutti gli Stati membri. Quindi lo sta facendo per necessità assoluta, ma noi, quello, come ci siamo detti questa sera, vogliamo un'Europa che non sia matrigna, che non dia troppe imposizioni che poi non possiamo poi rispettare come cittadini, come imprese, ma è fondamentale anche che ci sia una consapevolezza che occorre che l'Italia sia parte attiva nei procedimenti di legislazione e nei momenti decisionali che riguardano noi come cittadini europei. Abbiamo discusso e parlato amichevolmente di quelli che sono i problemi, di quelle che sono le opportunità e di quelli che sono i vincoli dell'Europa. L'Europa intesa come Commissione Europea, intesa come quest'organo che è al di sopra di tutti, che però deve essere vicino ai cittadini e non deve essere vista come un problema oppure un vincolo. Europa oggi, ma anche Europa domani, quindi. Sì, Europa oggi e anche Europa domani, sperando che sia un'Europa dei popoli e non un'Europa imposta. Parliamo di sanità. La Regione Piemonte si conferma tra le migliori a livello nazionale nel monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza del Ministero della Salute per l'anno 2020. Pur nella complessità enorme che abbiamo dovuto affrontare con la pandemia, si iniziano a vedere i risultati del grande sforzo messo in campo per potenziare e migliorare la nostra sanità, partendo proprio dalla medicina territorio, quello che sottolinea il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il nuovo sistema di garanzia valuta in maniera distinta le tre aree di assistenza, ospedale, distretto e prevenzione, attribuendo a ciascuno un valore compreso tra 0 e 100. La garanzia di erogazione si considera raggiunta se il punteggio assegnato è pari o superiore a 60 punti. Il Piemonte, osserva l'assessore regionale alla sanità Luigi Genesio Icardi, ha abbondantemente superato la soglia di adempienza in tutte e tre le aree di assistenza, in un anno particolarmente complicato come quello in cui ha avuto inizio proprio la pandemia. L'area distrettuale, che comprende la medicina territoriale e ambulatoriale, si è attestata a 91,26 punti, tra le migliori a livello nazionale, così come l'area prevenzione collettiva e sanità pubblica ha ottenuto 76,08 punti, collocando la nostra regione tra le 10 con punteggio migliore. Sull'area ospedaliera il Piemonte raggiunge una valutazione di 75,5 punti, di poco inferiore a quello ottenuto da Lombardia e Veneto. Cambiamo argomento. Nel weekend appena trascorso, la Granda ha celebrato il giorno del ricordo per non dimenticare la tragedia delle foibe. Noi siamo stati a Savigliano, dove è intervenuta l'esule istriana Luciana Rizzotti, che ha portato la sua testimonianza. Tutta la Granda ha commemorato in queste ore il giorno del ricordo, ricorrenza istituita per non dimenticare le vittime delle foibe dell'esodo giuliano-dalmata. A Savigliano la cerimonia, che si è tenuta presso il monumento ai martiri delle foibe, ha visto la presenza di alcuni familiari di esuli da quelle terre. Tra gli intervenuti anche Luciana Rizzotti, esule istriana, varedese di adozione, che ha portato la propria testimonianza diretta di quella pagina di storia. Non vi dico, tutti i giorni c'erano abbracci, pianti e pianti abbracci, e si diceva: chissà se ci rivedremo con i nostri compaesani. Noi nella sfortuna siamo stati ancora molto fortunati, perché andando a Trieste ci hanno spostato nel campo profughi di Opicina. Abbiamo fatto solo 2 mesi in questo campo profughi di Opicina, in una baracca che era stata dei militari che avevano fatto il campo estivo dell'ultima guerra. E comunque eravamo nei letti a castello, io, mia mamma e altre donne, qualche bambino, mio padre in un altro con degli uomini. E poi è uscito questo bando che ci si poteva spostare in tutte le regioni d'Italia. E allora noi abbiamo scelto Bra, perché era vicino a Torino. E noi a Bra devo dire che siamo stati accolti molto bene. Infatti, quando siamo usciti dalla piccola stazione, già ci era piaciuto molto il paesino, perché si presentava bene, pulito, ordinato, una bella fontana, e ci siamo guardati con gli occhi
lucidi di commozione, convinti che ci saremmo trovati molto bene a Bra, infatti ci siamo sempre trovati bene. Andiamo a Saluzzo, un contributo per favorire l'ampliamento di esercizi già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi. Il Comune, grazie ad un apposito trasferimento dallo Stato, ha pubblicato il regolamento per accedere a questi finanziamenti, che si può scaricare sul sito internet istituzionale dell'ente. Si tratta di agevolazioni che riguardano gli esercizi di specifici settori, ovvero artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Sono invece escluse le attività di compro oro, le sale per scommesse o gli esercizi che detengono al loro interno apparecchi per il gioco d'azzardo, quali slot machine e simili. Le domande verranno presentate entro il 28 febbraio all'ufficio protocollo del municipio o via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. Agli esercenti arriverà un contributo per l'anno di riapertura o di ampliamento e per i 3 anni successivi. E parlando di territorio, ripartiranno il 22 febbraio per una nuova avventura affrontando la traversata delle Alpi. Parliamo dei fratelli Panzera, Giovanni e Teresio, che hanno presentato il nuovo progetto sportivo e non solo presso la ditta Merlo, da sempre accanto a queste imprese volte alla promozione del territorio cuneese. Le nostre telecamere erano presenti alla conferenza stampa dal titolo significativo Pedalando tra le Aquile. Allora, sesta grande impresa, quando partiamo, come diceva il buon Amilcare? Allora, partiamo mercoledì 22 febbraio per questa nuova grande e impegnativa impresa attraverso le Alpi d'inverno. Sarà un viaggio estremamente impegnativo, come dicevo, perché affrontare le montagne d'inverno non è cosa semplice, però hanno uno sguardo, una visione veramente straordinaria, ecco perché l'inverno. Un'impresa che tu ci tieni a dire non è soltanto sportiva ma è di promozione del territorio, e sempre con te, oltre ai viaggi, c'è questa documentazione fotografica e video di tutto quello che fate. Questo grande progetto di Pedalando tra le Aquile non è, come dicevo, solo un'impresa sportiva, ma è veramente la valorizzazione del nostro territorio e del territorio montano, perché le montagne devono essere sempre valorizzate, perché chi vive in montagna sa le difficoltà che ci sono, però sa anche che vive in una bellezza straordinaria, quindi sempre valorizzare le montagne e soprattutto ovviamente il nostro territorio, che è il più bello del mondo, come dico sempre. Quest'anno più che mai a chi vuoi dedicare le tue imprese? Una domanda scontata, ma visto anche la presentazione molto commovente di questa mattina, hai detto che ci sarà sempre con te un'aquila, no? Al tuo fianco. E beh, da quest'anno purtroppo ci sarà un'aquila in più, il grande amico, il cavaliere Amilcare Merlo, che ha sposato da subito questa iniziativa, no? Ormai sono 6 anni e è sempre stato entusiasta, trasmetteva un entusiasmo pazzesco, straordinario, una persona veramente unica, e allora da quest'anno ci sarà quest'aquila in più che mi seguirà. Io dico sempre che quando si parte per un viaggio si è già a metà del viaggio, perché c'è tutta la parte prima, che è la parte tra virgolette più impegnativa, più difficile, perché bisogna tenersi allenati tutto l'anno. Poi soprattutto per questo tipo di avventura bisogna pedalare d'inverno, quando fa freddo, quando uno magari non ha voglia di uscire perché magari fuori c'è la nebbia, nevica, piove, però si va lo stesso, perché bisogna sempre avere l'obiettivo in mente, l'obiettivo da raggiungere. Una preparazione impegnativa, tanti chilometri, tante salite. Ho la fortuna di vivere in un territorio, come dicevo, che mi permette comunque di allenarmi, no? Salite ce ne sono anche d'inverno, e quindi è importante la questione mentale, che io dico fa sempre il 60% rispetto all'allenamento fisico, perché per viaggi del genere bisogna avere a mente, avere chiara l'idea, quindi capire il sacrificio, perché poi è un sacrificio, no? Anche molta costanza, ma anche molto entusiasmo, che cosa, sono gli ingredienti che poi ti permettono di terminare questi viaggi. Come famiglia, come gruppo Merlo, sosteniamo assolutamente questa iniziativa e sosteniamo i valori che ci sono dietro a questa iniziativa, valori che parlano di ambizione ma anche di costanza, ma anche di dedizione forte, e assolutamente siamo per rendere anche omaggio e onore alla memoria del nostro padre. Come ho detto a Giovanni, l'abbiamo molto ringraziato perché ha fatto sognare
con le sue imprese, mio padre per tanto tempo, tanti anni, e quindi noi continuiamo questo sodalizio. Questo sogno. Questo sogno che non finisce qua, Giovanni, perché veramente hai ancora da pedalare tantissimo, per una vita, e noi ti sosterremo, perché sosteniamo te e sosteniamo questa avventura e sosteniamo il fatto che portando in giro il nome nostro, porti in giro anche il nome del nostro territorio. Sabato 25 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 l'Unione Montana Valle Varaita ospita presso la sua sede di Piazza Marconi 5 nel comune di Frassino un Open Speed Day per il rilascio gratuito dello speed ai cittadini. Durante la mattinata alcuni facilitatori digitali saranno a disposizione della popolazione della Valle Varaita per effettuare tutte le operazioni necessarie per dotarsi dello speed, il sistema pubblico di identità digitale che è sempre più necessario per accedere ai servizi digitali offerti dalle pubbliche amministrazioni e dal sistema sanitario nazionale. I facilitatori digitali sono giovani cuneesi appositamente formati. Forniranno tutte le informazioni utili a comprendere meglio il processo di digitalizzazione in atto e gli strumenti con i quali si sta realizzando, in modo semplice e realmente accessibile anche ad una fascia di età più elevata, solitamente più in difficoltà con questi strumenti. Passiamo ora allo sport, parliamo di volley femminile, serie A1, prima partita con il nuovo coach Bellano. Le gatte di Cuneo mettono grande impegno ma non riescono a vincere contro la capolista Conegliano. Sentiamo i dettagli del match nel prossimo servizio. Nel debutto in panchina di Massimo Bellano, la Cuneo Granda San Bernardo cede in 3 set alla capolista Prosecco d'Occhimoco Conegliano. In un palaverde gremito da oltre 4.000 spettatori, le gatte prive di Xamarì a riposo precauzionale per un problema alla schiena accusato in settimana, disputano 2 set più che discreti per almeno 2/3, ma nei finali devono inchinarsi alle accelerazioni delle pantere. Nel terzo parziale l'equilibrio regge soltanto in avvio, poi la Prosecco d'Occhimoco Conegliano concede meno e la Cuneo Granda San Bernardo non riesce a scuotersi nonostante i cambi effettuati da Bellano. L'unica biancorossa in doppia cifra al termine del match è una Hall in grande spolvero. Per lei 12 punti con il 64% in attacco, un muro e 2 ace. Per la Cuneo Granda San Bernardo una sconfitta, la 6ª consecutiva tra campionato e Coppa Italia, la 9ª delle ultime 10 gare, che rappresenta però un passo in avanti rispetto alla prestazione dei quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa con Conegliano dello scorso 24 gennaio. A partire da martedì 14 la formazione allenata da Bellano preparerà la fondamentale sfida casalinga con il Bisonte Firenze di martedì 21 alle ore 19, in cui cercherà la prima vittoria del 2023 contro una diretta concorrente per l'8ª posizione, reduce dal netto successo sulla Reale Mutua Fenera Chieri. Per le gatte ora ci sono 4 partite importantissime, scontri diretti in cui la concentrazione dovrà essere massima per centrare i play-off. Per lo sci alpino, primo e unico giorno di riposo per la rassegna iridata di Courchevel-Méribel, che riprende ad assegnare le medaglie martedì 14 febbraio con un programma intenso. Alle ore 12 infatti prevista la prova a squadre del parallelo. Nel pomeriggio alle ore 17 sono invece previste a Courchevel le qualificazioni del parallelo individuale sia maschile che femminile, alle quali prenderanno parte Marta Bassino, Lara Della Mea, Beatrice Sola e Asia Zenere fra le donne, e Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite e Alex Vinazzer fra gli uomini. Chance importante per la Borgarina in una specialità in cui ha centrato l'oro mondiale nel 2021. L'azzurra arriva quindi all'appuntamento da campionessa in carica sulle ali dell'entusiasmo dopo il trionfo in Super G della scorsa settimana. Il format prevede una sola run concorrente e gli iscritti verranno sorteggiati per gareggiare sulla corsia rossa oppure su quella blu. Alla fine solamente i migliori 8 tempi della corsia rossa e i migliori 8 tempi della corsia blu verranno promossi alla fase finale, in programma a Méribel mercoledì 15 febbraio alle ore 12. Passiamo ora al volley maschile serie A2, 4ª vittoria consecutiva per il Cuneo che chiude 3-0 con Porto Viro. La Bama Acqua San Bernardo Cuneo riscatta la prestazione dell'andata con una vittoria piena.
Serata a tutto fuoco per Cuneo, che torna a giocare in casa e mette a segno una vittoria netta contro Porto Viro. Ottima la prestazione di Pedron, che dirige egregiamente l'orchestra in campo. Tre punti importanti che i bianco-blu mettono in cassaforte in vista del proseguo del campionato. La partenza del match è stata equilibrata, per poi vedere il Cuneo portarsi in netto vantaggio e chiudere 25-15. Continuando sull'onda dell'entusiasmo e della grinta, il secondo set si chiude per 25-16, ancora a vantaggio dei cuneesi. Nel terzo set, di nuovo un inizio equilibrato, poi Cuneo prende in mano le redini del gioco, ingranando al servizio. E seppur con una reazione più forte del Porto Viro, Cuneo vince 25-22, chiudendo il match per 3-7-0. Da sottolineare la ricezione praticamente perfetta del Cuneo, che ha permesso al palleggiatore Pedron di dirigere il gioco agevolando gli attacchi ai compagni. Al termine della partita il coach Giaccardi si è dichiarato molto contento e soddisfatto del risultato, in quanto la vittoria è anche frutto di un lavoro che il team sta portando avanti e continuando ad allenare. In palestra si prosegue con un grande lavoro fisico ed anche tecnico, mettendo alla prova quello che è mancato finora. Con la partita contro il Porto Viro, il Cuneo Volley raggiunge la sua quarta vittoria consecutiva, avvenimento ancora non accaduto in questa stagione. Prossimo appuntamento con la Banca Alpi Marittime Acqua San Bernardo Cuneo, domenica 19 febbraio alle ore 19 in trasferta a Vibo Valentia. Per lo sport parliamo ancora del volley. Savigliano Serie A3, non riesce l'impresa al Monge Gerbaudo Savigliano, che torna senza punti dalla lunga trasferta in casa della capolista Vigil Arfano, valida per la 20ª giornata del girone bianco di Serie A3 Credembanca. I bianco-blu incassano il secondo KO consecutivo in 3 set, ma giocano una partita di buona sostanza, peccando solo di imprecisione nelle fasi decisive dei parziali, segnate dalla crescita e dal ruolo decisivo dei campioni di prima fascia di Fano, tra i quali spicca Marx, autore addirittura di 25 punti. E in chiusura parliamo di solidarietà e torniamo sull'edizione 2023 del Festival di Sanremo, che ha chiuso i battenti sabato con grande successo. In Riviera c'erano anche i ragazzi del gruppo Sbandieratori e musici di Borgo San Martino di Saluzzo de Le Nuvole, realtà che si occupa del tempo libero di ragazzi con disabilità sul nostro territorio. I ragazzi hanno preso parte a diversi eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana, ricevendo un premio speciale per le diverse esibizioni portate a termine nelle 5 giornate, con tamburi e bandiere, li vediamo nelle immagini. Si tratta dell'unica realtà in Italia di questo genere, un gruppo di sbandieratori e musici formato quasi interamente da ragazzi speciali. È stata una bella esperienza, dicono dal sodalizio, la Federazione Italiana Sbandieratori è molto soddisfatta di noi, ringraziamo il Comune di Sanremo, Daniele Morelli e Paolo Formia per averci supportato in questi 5 giorni. E con queste immagini si chiude l'edizione del telegiornale. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro come sempre buon proseguimento con i programmi di Telegranda.